Sono Maria Federici Agamben. Premetto di aver presentato al Presidente il testo di un nuovo articolo che si differenzia in parte da quelli precedentemente formulati. Esso è così concepito. Alla famiglia verranno assicurati, con opportune provvidenze in materia di retribuzione, in fatto di accesso alla proprietà, specie della casa, tutela della madre e dei figli, di istruzione e di educazione, di previdenza e di assistenza, di ordinamento finanziario, una difesa ed uno sviluppo consoni al bene della famiglia stessa e dell'intera società. Alla lavoratrice capofamiglia sono assicurati i diritti ricostituiti al lavoratore capofamiglia, integrati dalle forme assistenziali predisposte per la tutela della maternità e dell'infanzia. Per quanto riguarda le garanzie economico-sociali della famiglia, un articolo è sufficiente, al massimo due, se si considera il fatto delicato che, oltre ad una famiglia costituita secondo la legge, possono formarsi dei nuclei familiari irregolari che tuttavia hanno bisogno di garanzie di carattere sociale e giuridico. Articolo o articoli nei quali siano considerate le provvidenze da dare in uguale misura agli uni e agli altri. Introduzione nel nostro Stato di un articolo contenente le garanzie economico-sociali che nelle altre Costituzioni non esiste, si può giustificare tenendo presente che le nuove Costituzioni si distinguono e si differenziano dalle precedenti perché non considerano più solo l'individuo e i suoi diritti, ma altri soggetti, tra i quali la famiglia, alla quale le più recenti Costituzioni si preoccupano di dare garanzie economiche. Ammessa la necessità di introdurre un articolo contenente garanzie economico-sociali, tale articolo viene necessariamente ad essere riassuntivo di tutte le garanzie già ricordate e che hanno per oggetto la tutela e lo sviluppo della famiglia, in quanto questa è la cellula viva e vitale che a sua volta produce altre cellule per costituire il tessuto sociale. Alla famiglia devono assicurarsi provvidenze in materia di retribuzioni, cioè i salari familiari, e di accesso alla proprietà, con particolare riferimento alla casa. L'unico modo per dare una garanzia economica alla famiglia è quello di darle una proprietà, sia pure piccola, in quanto specie in questo momento il grave disagio anche morale della nostra società è dovuto in gran parte alla deficienza di abitazioni. Naturalmente la tutela della madre e dei figli deve essere tenuta presente anche quando la famiglia è irregolare, perché la maternità è una cosa così fondamentale e così delicata che ha bisogno di particolari cure, sia da parte della collettività sia da parte dello Stato in forma integrativa. È necessario che l'ordinamento finanziario dello Stato permetta di andare incontro alle necessità delle famiglie numerose con sgravi fiscali, tenendo presente il concetto del reddito minimo indispensabile per assicurare la difesa e lo sviluppo della famiglia e, in definitiva, dell'intera società. È logico che quanto più le famiglie saranno difese e protette da queste provvidenze, tanto più ne uscirà rafforzata la compagine sociale.